È stato inaugurato ieri il nuovo depuratore di Amalfi, il cui intervento di adeguamento è stato finanziato dalla Regione Campania con fondi CIPE per circa 7 milioni di euro. Un evento importante al quale ha partecipato anche il governatore Vincenzo De Luca, che nei pressi dell'impianto in località Ceco ha proceduto ad inaugurare l'opera. La messa in funzione del nuovo impianto di depurazione è stata avviata lo scorso 28 giugno dopo le opere di riqualificazione della struttura, composte da un primo stadio dove avvengono i pretrattamenti, un secondo stadio di nuova generazione ed una linea fanghi per il trattamento e la disidratazione dei residui solidi. A ciò si aggiunge l'adeguamento della condotta sottomarina esistente, allungata fino a 442 metri e portata ad una profondità di 50 metri. Stiamo completando il sistema della depurazione del mare su tutta la fascia costiera della Campania, dal Garigliano a Sapri. Entro un anno e mezzo avremo raggiunto uno standard europeo, avremo completato la ristrutturazione di tutti gli impianti di depurazione. Oggi intanto avviamo bene il depuratore di Amalfi, sono stati fatti i lavori di ristrutturazione, credo che sia una cosa importante. Fra Costiera Sorrentina e Amalfitana ormai possiamo godere di un mare limpido per tutto l'anno. Tra l'altro sono stati rispettati i tempi previsti, questo è importante per un'opera pubblica. Rispettati i tempi e soprattutto è un intervento che si colloca nell'ambito di un intervento più ampio sulla costiera amalfitana, e cioè un sistema di mobilità sostenibile che ha lo studio, la galleria fra maggiori e minori, lo sciuntaggio del centro abitato di Amalfi, cioè tutta una serie di interventi anche di viabilità che servono ad elevare la qualità della vita in questa zona.